soluzione è difficile, nel senso che comunque andrebbe probabilmente chiuso completamente l'antimanifestazione e rifondato totalmente, perché portarsi dietro questa problematica è un po' come quando si andò in predissesto qui in comune. Forse era meglio fallire e ricominciare da capo. Così Massimiliano Di Pillo, consigliere comunale di Pescara, pettinari sindaco sulla vicenda complessa dell'ente manifestazioni pescaresi. Come noto, Angelo Valori è stato nominato amministratore unico dell'ente dopo che il CDA in carica ha rassegnato le dimissioni. Di Pillo prosegue: 300.000 euro di debiti dichiarati e pubblicati sulla sezione trasparenza del sito dello stesso ente, ma anche una passività verso i fornitori di oltre 850.000 euro, non contando la trentina di dipendenti dell'ente che sono ancora in attesa di un paio di mensilità. Inoltre Di Pillo si era già occupato della vicenda. Ma circa 7 anni fa, nella mia precedente esperienza da consigliere, mi recai nella sede dell'antimanifestazione per chiedere spiegazioni di quelli che erano già allora debiti dell'antimanifestazione con i fornitori, e insomma debiti in generale che portava avanti sempre l'antimanifestazione. La problematica purtroppo si sta ripercuotendo in questi momenti, in questi giorni, attraverso una diatriba che francamente stucchevole fra quello che oggi è l'amministratore unico e la dottoressa Tibboni. Il problema è semplicemente quello di riuscire a capire con precisione quelli che sono i debiti effettivi dell'ente manifestazione. Quindi fin quando non ci sarà una trasparenza effettiva di tutto quello che è il monte debitorio dell'ente manifestazione, io credo che sarà difficile riuscire a venirne a capo, insomma, di questa problematica. Ma la nomina stessa dell'amministratore unico dell'ente manifestazione non credo che risolva con tutta la professionalità del dottor Valori, non credo che si possa risolvere in questo modo. Si risolve nel momento in cui, ripeto, si ha prontezza di tutti quelli che sono i pregressi dell'ente manifestazione, quindi è abbastanza semplice la cosa.